A dir la verità, non ho una buona carta. Ritmo 74, che è un po' poco. Questo è un libro autobiografico di Pau Gasol. Sia lui che Rafa Nadal sono dei punti di riferimento assoluti per tutto ciò che hanno vinto a livello mondiale. Mi piace leggere i libri dei grandi sportivi e capire meglio il loro lato umano. È un libro, quello di Gasol, che mi ha sorpreso moltissimo. Racconta molte cose non solo di sport. Racconta di come è riuscito a superare le sue difficoltà. È un libro che mi è piaciuto davvero tanto. Così come mi è piaciuto molto quello di Rafa. Questo è il joystick personalizzato della Play 4. È quello della Lazio, con le mie iniziali e con il mio numero. È bello, è pieno di dettagli, le luci. Ad esempio qui c'è scritto il numero 10. Mi piace. Qui ce n'è un altro, un po' più familiare, bianco in fibra di carbonio. C'è inciso il nome di mio figlio, di mia moglie e di Martina. E infine questo è il joystick della mia squadra, il Cadice, con i colori sociali della squadra, con la corona, sempre Cadice. Sono dettagli che mi piacciono. Dopotutto è un hobby che ho e che in questo modo cerco di rendere più personale e più divertente. La carta normale, la carta principale, è quella dorata, la 205. A dir la verità, non ho una buona carta. Ritmo 74, che è poco. Anche il tiro non è granché. Mi hanno messo solo 76. Il passaggio è giusto, l'agilità è giusta, difesa 58, fisico 51. Credo che avrei meritato un po' di più, ma va bene. Parlerò con chi ha creato il gioco. Prendi la palla, Felipe, dai! Poi ho una carta personalizzata che è una figata. Ha tutti i numeri 99, una vera figata. È una carta che non possono avere tutti. Possiamo averla solo noi calciatori. La verità è che va alla grande, ma è anche un po' esagerata. Perché noi calciatori non siamo tutti perfetti.